quando siamo sul lato opposto del marciapiede, lei mi resta avvinghiata al braccio. E dico, mamma, lasciami il braccio. Non è che l'ho proprio strappato via. Certamente che un attimo dopo me la trovo lunga e distesa sul marciapiede. Ho detto, oddio, mamma! Qualcuno si china su di lei, io prendo la borsetta. C'è una patatina dello zucchero. Piccolezze. Tre caffè? No, no, noi vorremmo per te. Lavoro fai? Si sta guardando in giro. Per un certo periodo ho fatto dei giocattoli di stoffa per bambini handicappati e anche dei fiori di carta. E tu cosa hai fatto di bello? Come sei silenzioso? Oh, i miei buoni motivi, sai? Il dottor Chowdhury dice che io dovrei vivere in un ambiente tranquillo. E quando mi sono rivestita, mi ha chiesto se avevo qualcosa di speciale da fare nelle successive settimane, perché la cosa migliore sarebbe stata ricoverarmi e farmi qualche esame. L'infermiera Gillis è la più carina. Credo che passi il tempo a cercare l'uomo della sua vita. Oggi è venuto a trovarmi Mr. Skidmore. 5 minuti prima mi avrebbe vista mentre mi facevo il bagno. Uno dei misteri insoluti della vita, o almeno uno dei misteri insoluti della mia vita, è perché si suppone che la moglie di un vicario debba andare in chiesa. Ah, le donne, vero? Come faremmo senza di loro? Mr. Ramesh ha venduto un negozio. È tornato in India a prendersi la moglie. Pare che adesso sia maggiorenne. Qui era dove tenevamo la nostra carrozzina. Eravamo orgogliosi della nostra carrozzina. Wilfred l'aveva trovata guardando sugli annunci dell'Evening Post. Devo riferire ogni cosa di te a quelli dell'assistenza. Non c'è. Chi era? Chi, maestà? La strada non presa. Beh, consulti il dizionario delle citazioni. Maestà, mi chiedevo se non potremmo trovare il modo di ottimizzare le sue letture. Maestà, dato che ai re piace essere governati dall'orologio, tutto deve essere puntuale. Dio Carlotta! Niente! Niente. Queste non sono le mie calze. Dentro tutto bruciore. Ho le gambe in fiamme. Le gambe di vostra maestà sono così delicate. Il mio sangue è pieno di crampi. Dio. Devo correre. Devo correre. Sì. Sono il re d'Inghilterra. Un uomo non può avere di sé un concetto migliore di questo. Io credo che purché lo vogliate, potrete guarire. Non sono uno dei vostri contadini! Maledetta! Ah!